Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Così qui di nuovo con Assassin's Creed Odyssey. Dopo un po', abbiate pazienza per l'attesa, ma dopo aver visto il finale della storia, diciamo, principale, ci mancavano due finali. Nel frattempo abbiamo fatto un po' di live, un po' di livellamento, un po' di caccia, non solo a bestie varie. Trovate tutte le live comunque sul secondo canale, se vi può interessare. Ma siamo anche andati a caccia dei tipi della setta. Questo che andremo a vedere oggi, come avrete letto dal titolo, è il finale dedicato appunto alla setta, perché abbiamo pian piano eliminato un po' tutti quanti quelli della setta, quelli che abbiamo incontrato per conto nostro, diciamo così, durante la storia, quelli che abbiamo fatto in live. Questo qui invece dovete fare una missione dedicata, la vedrete magari domani, cioè non domani, nei prossimi giorni, per l'altro finale che è quello di Atlantide, per poter sbloccare l'ultimo tipo della setta. Cioè che mi mancava a me, l'ultimo tipo della setta in realtà è quello centrale che adesso andremo a scoprire. Ma prima di andarlo a scoprire possiamo potenziare la nostra lancia, visto che abbiamo tutte e 22 le componenti necessarie. Quindi la possiamo migliorare al massimo e poi andiamo a scoprire chi è il boss della setta. Come detto, abbiate pazienza per l'attesa, però come detto devo livellare parecchio, devo fare un botto di robe e sono usciti mille giochi nel frattempo. Mi raccomando, controllate sul canale Red Dead Redemption, Hitman 2, Thief Simulator, Battlefield 5, insomma un sacco. Creazione attivata, sincronizzazione, ritrasmissione, cronicità, contatto. Ok, adesso la lancia è migliorata e bene così. Lancia potenziata, perfetto. Direi che possiamo andare nel... non ci sblocca nient'altro? No, credo di no. Nel menu appunto della setta e indizi trovati 8. Lo spettro della setta abbiamo... Lo spettro è un bugiardo, lo spettro è una donna, aveva pianificato la morte di Pericle, lo spettro controlla entrambe le fazioni in guerra, lo spettro desidera la libertà, lo spettro vuole dare inizio a una nuova era, lo spettro usa la fede negli dèi per manipolare chiunque, lo spettro controlla la politica ateniese. Beh, qualche indizio ce l'abbiamo, andiamo a rivelare... L'hai visto con i tuoi occhi. Ora il futuro appartiene a noi. Siano lodati i vecchi e i nuovi dei. Ricordate che l'abbiamo già incontrata in diverse occasioni, Aspasia. Prosegui la tua odissea. Che cosa proseguo la mia odissea? Dove mi dica dov'è questa donna che... Eh sì, c'è la missione. Entra nel covo della setta di Cosmos. Che si trova. Eccolo qui. Al tempio di Apollo. Eccoci. Bussiamo? Ah, ci ha spawnato così. Eccomi. Ah, così a caso. C'è il serpentone, occhio. Ce l'abbiamo tutti noi quei pezzettini usati anche per migliorare la nostra lancia. Alexios. Non sarebbe dovuto andare così. Decenni fa, un gruppo di persone si riunì per confermare una teoria che secondo loro avrebbe potuto controllare l'universo. Sosteneva che il mondo era composto in parti uguali da ordine e disordine. Ma qualcuno scelse volontariamente il perfido braccio del caos. Così nacque la setta di Cosmos. Abusò del suo potere.
conducendo il mondo greco in una guerra eterna. Tu fosti creato per porvi fine. Distruggendo la setta, hai fatto ciò che io non ho potuto. Sei un eroe. Ma questo squilibrio ha un prezzo da pagare. Poiché senza il caos regna l'ordine supremo che limita il progresso e la libertà. Ma c'è ancora speranza. Speranza in te e nel futuro che creerai. Dobbiamo rimediare ai danni che abbiamo causato. Usa il bastone. Ripara la frattura nell'universo. Il mondo è nelle tue mani, Alexios. Devi tornare ad essere un eroe. Abbiamo rivisto anche i piccoli stralci degli altri Assassin's Creed. Ci avete fatto caso. È così. L'hai visto anche tu, allora. È bellissimo. Non è vero? Ma chi, Pitagora? Che cosa ci fai qui? Hai ucciso l'ultimo membro della setta? Beh, più o meno. Cosa? È così. Ero la loro guida, ma solo per poco tempo. Quando è arrivata tua sorella, tutto ciò a cui miravamo è cambiato. Vabbè, vediamo comunque tutto in questo caso. Le potenze del mondo greco non stavano agendo nel modo giusto. La setta voleva un nuovo inizio. Con la corruzione, con il denaro sporco, hanno ucciso persone in una guerra causata da loro. Fomentare la guerra era uno dei metodi, sì, ma era tutto sotto controllo, finché all'improvviso non cessò di esserlo. E non mi piacque ciò che accadde da allora. Credevo che Deimos fosse dalla vostra parte. Non nel modo in cui speravamo. Come sai, è impossibile da controllare. Si è fatta strada fino al comando e ha esercitato persino più influenza di me. Malaka. Quindi cercavate noi? Non voi, ma la vostra stirpe. Persone come Leonida, come te, sono sempre state una minaccia. Ma poi ti ho conosciuto e mi hai sorpreso. Non eri come Deimos. Perché non usarmi e basta? Tu mi avevi in pugno. Mi hai reso ottimista. Ho pensato che potessi aiutarmi a distruggere la setta, ormai così corrotta. E l'hai fatto, seppur senza volerlo. Ma come? No, ma... Hai avuto coraggio a dirmi che fai parte della setta. Sai cosa ho fatto agli altri, Aspasia? Non avevo più intenzione di mentirti. Ora che sono tutti morti, possiamo darci da fare. Io e te formiamo un'ottima accoppiata, non credi? Io non capisco. Questa piramide, come funziona? Perché ce l'ha la setta? Anch'io ho cercato di capirlo. Per me è un mistero tanto quanto lo è per te. La setta venera questa piramide da decenni. E l'ha usata per sostituire l'oracolo di Delfi, la persona più influente di tutto il mondo greco. Sfruttare la fede del popolo in un pantheon di dei morti aiuterebbe a riplasmare l'umanità in nostro favore. La piramide ha il potere di vedere nel tempo, ma solo alcune persone possono attivarla. Persone come Deimos e quelle che appartengono alla vostra stirpe. Ma anche tu hai visto qualcosa? Non so come né perché, ma mi ha mostrato qualcosa. Che cosa hai visto? Ho visto te. Nella visione, distruggevi la piramide e la setta. Ho visto ciò che seguirebbe. Dici dopo la setta? Verremo sostituiti da un nuovo ordine. Il regno di un re filosofo. Ci sarà un allontanamento dai vecchi dei verso una società razionale. Costituita da un regno del popolo per il popolo. E io devo trovare qualcuno per guidarla. Ma non avrei potuto farlo con la setta e il suo regime caotico. Allora ho lasciato che attuasse il suo piano e che la setta di Cosmos provocasse la sua stessa fine. Aspetta, Pericle lo sapeva. Volevo proteggerlo, così l'ho tenuto all'oscuro. Avrebbe protestato. Ma non doveva morire, è la verità. Fidarsi è meglio a un certo punto. Non l'hai protetto. Forse sarebbe ancora vivo se tu li avessi fermati.
Gli dei sanno che l'avrei fatto se avessi potuto. Quando Deimos l'ha ucciso, sapevo che la causa era persa. Mi sono dovuta ritirare. Quindi, ora che succederà? Spostiamo l'attenzione. Viriamo verso una nuova repubblica sotto un comando supremo. Un sogno che io renderò realtà. Ma è pur sempre un sogno. Un sogno non realistico. Dimentica quello che sai e immagina. Basta democrazia. Niente più blu e rosso. Solo dei cittadini che lavorano per un bene superiore. È una follia. Non funzionerà, Aspasia. Non funzionerà. Non è follia, è saggezza. Quando il popolo di Atene lo saprà, capirà che è quello che ha sempre voluto. Persino tu. Ah, non ne sono sicuro. Hai passato una vita intera a badare a te stesso. Lasciati andare. Il mio piano ha bisogno che ti fidi di me. Vieni con me. Questo futuro non è un sogno. In realtà... Non posso lasciartelo fare. Hai causato troppi danni. Hai distrutto il mondo greco. Hai dimostrato di non comprendere ciò che facciamo. Ti ho giudicato male. L'ho fatto anch'io. Eh sì, perché comunque, ragazzi, non c'è... Ma che fa a pugni? Asigno! Ok. Alex, c'è ancora molto da fare, tesoro. Alexios! Una tempesta si avvicina. Onestamente, fidarsi fino a un certo punto, perché secondo me c'è la possibilità che di una rinascita anche di... Sicuro non so fino a che punto era credibile Aspasia. C'erano le due opzioni: ingropparsi Aspasia o ammazzarla. Abbiamo optato per la seconda. Voi che avreste fatto? Ok, un nuovo inizio completata, la setta rivelata. Vabbè, cerchio di Aspasia. Credo che anche in questo caso sarebbe finita allo stesso modo, nel senso, comunque la missione completata, un po' come con Deimos. E quindi questo è quanto. Questo è quanto. Sì. Va bene, ragazzi, allora la setta, abbiamo visto anche il finale, diciamo, della setta, quello che riguardava la setta di Cosmos. Ora nei prossimi giorni arriverà anche quello dedicato ad Atlantide, non so se sarà un singolo video o più di uno, vedremo. Comunque ci vediamo al prossimo appuntamento, mi raccomando non perdetevi le altre serie in corso sul canale, ci vediamo alla prossima, seguitemi anche su Instagram, Facebook e Twitch per le live, un saluto a tutti da quel tale Ale.